lui che è il critico musicale che sa tutto ci deve spiegare uno dei misteri della musica italiana. Il mistero dei Pooh e di Piccola Katy. Perché il titolo è Piccola Katy ma Riccardo Fogli canta Piccola Katy? Dato che non lo sai, dobbiamo provare a sentirla? Sentiamola un secondo, sì. Ce l'abbiamo? La regia rapidamente cerca di mandarci, eccola qua. Eccola. È evidente che dice, ma io sapevo che Cattato non avrebbe avuto una risposta. Ecco. Abbiamo al telefono Riccardo Fogli. Riccardo! Grande! Riccardo, sei con noi in diretta, pronto? Voi che emozione, ragazzi! Ma per noi è un'emozione, Riccardo. Allora. Sai che Riccardo Fogli mi è costato un sacco di 50 lire al jukebox? Ma anche da tutti noi, Da tante proprio. Allora, Riccardo, ci sveli il mistero. La domanda, hai sentito la domanda che ci facevamo? Sì, buonasera a tutti, simpatici cazzari, esattamente, grazie. Hai individuato esattamente il tema della trasmissione. L'hashtag è quello. Allora. Io sono toscano maremmano, facevo il gommista a Piombino e quando mi ritrovai a fare il parlato di Piccola Katy, perché andava di moda, vi ricordate Elvis che faceva certo, dei parlati, io cominciai e dissi Piccola Katy, non si dice Katy, si dice Katy, come si dice Maremma Maiala con 3 N, si dice Piccola Katy, con parecchie. Hai assolutamente ragione, perché sennò era incomprensibile Piccola Katy. Piccola Katy. Come stai, Riccardo? Sto bene, grazie, ma avete peccato nel momento in cui la mia fagiola, io ho una bambina di 1 anno e mezzo, meraviglioso, si è svegliata e ha detto la sua mamma, sarebbe la mia moglie, ma proprio ora si dovevano chiamare qui. Certo, c'ha ragione. Pensa che tu invece ci è arrivato un messaggio, sai, c'è Sergio Caputo qua da noi che ci ha cantato la canzone, lui ha un bimbo di 4 mesi e mezzo addirittura, e che è arrivato il messaggio che lui guardava la televisione e si sganasciava da ridere. Abbiamo fatto contento anche il pubblico. Senti, Sergio, è ovvio che noi Riccardo, è ovvio che noi ti invitiamo a venire qui da noi quando vuoi, perché se vieni a suonare un paio di canzoni in nostra compagnia noi ne siamo entusiasti. Sarebbe un grande piacere per me. Tra l'altro volevo ricordare che il 3 gennaio abbiamo ricordato Valerio Negrini che ci ha lasciato. Certo, giustamente. E abbiamo cantato tutti insieme, tutti i Pooh, compreso Stefano D'Orazio, che per noi è stato un avvenimento meraviglioso. Ora ci possiamo prendere per il culo, ma è stata una canzone che ancora oggi mi diverte cantare. C'è proprio emozione ancora. Grande il beat italiano nel senso pieno del termine. Allora, Riccardo, ce lo prometti, vieni una volta da noi qua. Senti, io sono in giro a guadagnarmi da vivere, faccio fatica, però prometto che se mi ci portano io vengo. Ti mandiamo a prendere. Ti mandiamo a prendere. Grazie Riccardo. Grazie. Buona serata.